Il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi critica la minoranza dopo la sospensione del consiglio comunale di ieri. Lo slittamento della seduta costerà all'ente 10.000 euro. Anche il primo cittadino di Kabul verrà a Teramo per partecipare al progetto Verso un Mondo Nuovo, che rientra nell'ambito delle manifestazioni organizzate per il quarantennale della Coppa Interamnia. Successo per l'iniziativa Ripuliamo il Mare, organizzata al largo di Giulianova dall'Ente Porto in collaborazione con l'associazione Poseidon, il Cogevo e la nostra emittente. Si è svolta ieri sera al ristorante Cipria di Mare di Teramo una cena di beneficenza in favore di Casa Madre Ester. Ai fornelli lo chef stellato Nico Romito, il direttore generale di Banca Tercas Dario Pilla e il padrone di casa Alessandro De Antonis. Il Teramo sulle tracce di Vassallo e Silvestri del Palermo. Gabriele Zerbo, altro ex rosanero, è già biancorosso. Il Giulianova non avrebbe ottemperato al pagamento degli stipendi scaduti ieri. Restano 4 giorni per salvare la società. La Teramo Basket è una delle 5 società di Serie A a cui la Lega ha inviato una lettera di richiamo per aver presentato un'iscrizione incompleta. Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. Buongiorno, apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Rubano gasolio da un camion all'interno di un'azienda di Cerne di Pineto, ma vengono scoperti e arrestati. Questa mattina i carabinieri hanno bloccato 3 persone. Vediamo. 3 rosetani finiscono in manette per furto di gasolio. In tempi di magra ci si aggrappa a tutto, anche a poche decine di litri di gasolio contenuti nel serbatoio di un camion. Questa mattina, in flagranza di reato, i carabinieri della stazione di Roseto, diretti dal luogotenente Enzo Procida, hanno arrestato 3 persone che vivono nello stesso condominio rosetano. Santino Di Pancrazio, di 53 anni, Nicolae Dumitru, romeno di 41, e l'albanese Agim Tafa, di 21, clandestino in Italia. Durante la notte, i 3, a bordo di una Opel Frontera, hanno raggiunto la zona industriale di Cerne di Pineto e si sono introdotti all'interno del consorzio sociale per la raccolta e lo stoccaggio di rifiuti. I 3 malviventi hanno prelevato da uno dei camion in sosta 30 litri di gasolio e poi si sono allontanati. Il deposito dei mezzi meccanici però era dotato di un sistema di videosorveglianza, ragione per la quale il titolare della ditta ha immediatamente avvertito la centrale operativa dei carabinieri. La fuga dei ladri di carburante dunque è durata pochi chilometri, visto che di lì a poco sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri. Dopo le formalità di rito, a Di Pancrazio sono stati concessi gli arresti domiciliari, mentre l'albanese e il romeno sono stati rinchiusi nella camera di sicurezza della stazione dei carabinieri di Roseto in attesa dell'udienza di convalida. Incidente stradale ieri sera poco prima delle 20 nelle vicinanze del Tribunale a Giulianova Alta. Secondo una prima ricostruzione, all'altezza dell'incrocio tra via Cerulli e Ruetta Scarafoni, un Apollo di colore grigio avrebbe tagliato la strada ad una moto modello Harley Davidson guidata dall'allenatore giuliese di 45 anni Angelo Pagliaccetti. La donna alla guida dell'auto e la storica bandiera giallorossa sono finiti in ospedale senza, tuttavia e per fortuna, conseguenze di rilievo. Si sono occupati gli agenti della polizia postale dei rilievi sul posto e per Pagliaccetti solo qualche graffio, alcuni punti di sutura che non dovrebbero impedirgli di partecipare alla nuova società Giulianova 1924, di cui dovrebbe essere allenatore sotto la guida di Francesco Giorgini nel prossimo campionato di eccellenza abruzzese. Adesso a Roseto parliamo di una proposta che arriva dalla Federazione della Sinistra per i giovani. Intanto la federazione si lamenta per i tagli che ci sono stati nel calendario delle manifestazioni estive, non ci sarebbero iniziative per i giovani. Ripartiamo quindi dal progetto giovani, si legge nel documento a firma di Marco Borgatti, portavoce della Federazione della Sinistra Rosetana, e dalla riserva che potrebbe garantire anche un livello occupazionale interessante per le nuove generazioni. Invitiamo la giunta e il consiglio comunale, si legge ancora nel documento, dicevamo appunto di tornare a parlare del piano giovani, progetto preparato dal comune per la realizzazione di strutture ed eventi per i giovani di Roseto, caduto purtroppo nel dimenticatoio. A Roseto il porta a porta è diventato
esecutivo in tutta la cittadina. L'ultima fase, quella che interessa Roseto Sud, partirà ufficialmente con la rimozione dei cassonetti stradali venerdì prossimo, 29 giugno, e da quel momento la raccolta differenziata porta a porta sarà completata. Per il sindaco Ennio Pavone, un successo di questa amministrazione. Ci spostiamo adesso a Teramo, la polemica per la mancanza del numero legale in consiglio comunale da parte dei presenti. Il sindaco Maurizio Brucchi critica l'atteggiamento di parte della minoranza, considerata poco responsabile. Lo slittamento della seduta costerà, pensate, all'ente circa 10.000 euro. Vediamo il servizio. Ieri pomeriggio è saltato il Consiglio Comunale in quanto non si è raggiunto il numero legale. E tutto ciò, sindaco, la porta ad una riflessione. Sì, ieri diciamo che alla riapertura purtroppo eravamo 19, ma insomma i consiglieri erano in viaggio, chi non ha trovato parcheggio, chi ha fatto un ritardo, insomma cose che possono capitare. Non devono accadere, ma può succedere. Ma l'atteggiamento che a me non va è che questa minoranza continua a professare, come dire, un atteggiamento di una forza che in qualche modo si vuole proporre in un certo modo alla cittadinanza, e poi non perde l'occasione per dimostrare che loro non hanno a cuore assolutamente il futuro di questa città. Ieri si parlava di spending review, si parlava di revisione della spesa, nella mattina avevamo fatto dei tagli giusti, perché questo comune non si può più permettere di regalare, di dare soldi a nessuno. E l'università non c'entra niente, perché noi non stiamo tagliando l'università, l'università la continueremo a sostenere, tant'è vero che io ieri ho sentito anche il professor D'Amico, che è presidente della fondazione, e con lui abbiamo deciso che il comune resterà all'interno della fondazione universitaria senza pagare pure 20.000 euro, perché non ce lo possiamo permettere più. Bene, dopo che c'era stata una mattinata di tagli con questa richiesta del numero legale, di cui ripeto, noi la maggioranza doveva essere presente, non c'è dubbio, però abbiamo speso 10.000 euro, 10.000 euro di soldi pubblici. Allora, qualche volta io ritengo che questa minoranza può dare un segnale, se vuole, come dire, di collaborazione. Questo però non accade. Il comitato di sorveglianza ha sbloccato i fondi PISU in favore delle città di Teramo, Pescara e Chieti. La rimodulazione è stata possibile spostando 4 milioni e mezzo di euro dell'asse 4 del POR FSR a beneficio del programma integrato di sviluppo urbano. Sentiamo. Via libera del partenariato sociale alla proposta presentata dalla Regione Abruzzo di rimodulazione finanziaria di alcuni assi del POR FESR dopo le risultanze della riunione del Comitato di Sorveglianza. La decisione è arrivata al termine del Comitato di Coordinamento della Programmazione Unitaria dei Fondi Regionali ed Europei, al quale ha preso parte il Presidente della Regione Gianni Chiodi. È stato un passaggio importante, ha commentato Chiodi al termine della riunione, che ha permesso di rifinanziare, portandolo alla dotazione finanziaria originaria, i fondi PISU, Programma Integrato di Sviluppo Urbano, in favore delle città di Pescara, Chieti e Teramo. La rimodulazione è stata possibile spostando 4,5 milioni di euro dell'asse 4 sui siti inquinati che finora non ha avuto alcun avanzamento di spesa, data la complessità delle procedure amministrative in favore appunto dei PISU. Subito dopo il terremoto, spiega il presidente della regione, avevamo spostato 1,5 milioni di euro per ciascuna delle tre città interessate al programma in favore dell'Aquila, per dotare il capoluogo di un progetto separato con una dotazione finanziaria maggiore e di immediato utilizzo, con l'impegno morale di ridotare il fondo della consistenza originaria. Dopo l'assenso del Comitato di Sorveglianza abbiamo dato seguito a quell'impegno riportando la dotazione finanziaria a 9 milioni per ognuna delle città interessate al programma. Parliamo di spiagge libere in Val Vibrata, perché c'è l'intervento del Partito Socialista, firma il documento di Guido Paci, il responsabile della Val Vibrata, appunto del PSI. Con l'ingresso della stagione calda moltissime famiglie trascorrono i fine settimana al mare, ma complice il momento di crisi economica le stesse usufruiscono sempre più delle cosiddette spiagge libere, fa sapere Guido Paci. Il PSI della Val Vibrata, per voce del suo responsabile, appunto Paci, chiede alla Capitaneria di Porto di Giulianova, assieme ai comuni di Martinsicuro, Albadriatica, Tortoreto e Giulianova, la verifica delle superfici destinate alle spiagge libere e il possibile o eventuale approprio di parte delle stesse da parte delle concessioni private limitrofe. E adesso a Teramo, precisamente al ristorante Cipria di Mare, dove ieri sera si è svolta una cena di beneficenza a favore di Casa Madre Esther, e ai fornelli lo chef stellato Nico Romito e il direttore generale di Banca Tercas Dario Pilla. Vediamo il servizio.
A beneficiare della serata e del raccolto che ci sarà questa sera sarà Casa Madre Ester e abbiamo Suor Pina Martella, che rappresenta la struttura di Scerne di Pineto, oltre che ovviamente quella di Cerchiara, Nido del Focolare, fondata da Don Silvio D'Annunzio, e c'è anche Sua Eccellenza il Vescovo di Teramo a testimoniare anche la vicinanza della Chiesa teramana a queste strutture e l'importanza di queste strutture. E lo ripetiamo da tempo, è un'importanza che si presenta da solo, non ha bisogno di altre parole, perché sono decenni che ecco, l'intraprendenza e lo spirito profetico anche di Don Silvio ha realizzato queste realtà indispensabili per accogliere bambini e soprattutto bambini in difficoltà, bambini che sono in qualche modo vittime della prepotenza degli adulti. Qualcuno, eccellenza, può dire: ma c'è bisogno di una cena per raccogliere i fondi per Casa Madre Ester, c'è bisogno che venga Nico Romito. Beh, se si fa il pienone come questa sera e se si raccolgono dei soldi per queste strutture, sì, ben vengano anche questo tipo di iniziative. Io dico che sono coloro che intendono promuovere questa iniziativa che la motivano e quindi si rendono in qualche modo strumento di bene. Suor Pina, si aspettava questa risposta? Beh sì, conoscendovi sì, oramai Teleponte veramente ci sta sempre vicino, noi vogliamo ringraziare noi suore che ogni giorno veramente diamo la vita per questi grandi nostri gioielli, perché per noi sono veramente persone speciali per la nostra vita. Parliamo adesso di una iniziativa che c'è stata domenica scorsa al largo del porto di Giulianova, l'iniziativa Ripuliamo il Mare, nata dalla collaborazione tra l'Ente Porto, il Cogevo, Lega Ambiente e la nostra emittente. Non ci sono per fortuna segni della presenza dell'uomo nei fondali, noi abbiamo comunque ascoltato uno dei 25 sub che hanno partecipato a questa manifestazione. Vediamo. Mirko Di Bonaventura, siete risaliti da poco dopo l'immersione, insomma, qui al largo del porto di Giulianova. Le condizioni meteomarine non erano ottimali per una perlustrazione a 360 gradi, però avete notato qualcosa di straordinario. Intanto il mare è pulito. Sì, il mare è pulito, non c'è visibilità, cioè a 4 metri la visibilità è tra i 2 metri e mezzo o 3. Temperatura incredibilmente calda, sembra un mare tropicale, a 4 metri abbiamo 28 gradi di temperatura. Però il fondale è pulito, non ci sono segni della presenza dell'uomo, abbiamo visto anche vita animale, chiaramente vita piccolina, micro, quindi abbiamo visto spirografi, pagurini. E... A proposito di spirografi, di solito non vivono a questa distanza, al di sotto del miglio. E invece ne abbiamo visti qui, proprio qui sotto la barca, 4, chiaramente piccolini, tra i 4 e i 5 cm di diametro, però insomma è un bel segnale di vita, sicuramente c'è vita qui sotto, ripeto, la visibilità però dipende dal fondo, dalla sabbia, dall'incrocio delle correnti, però per il resto non è una situazione, non appare perlomeno drammatica. Possiamo dire che il nostro mare insomma è in salute? Sembrerebbe di sì, comunque non abbiamo trovato tracce dell'uomo, ma abbiamo trovato solo vita marina. E questo c'è un dato importante. E questo ci fa piacere. Martedì 26 giugno, dunque in questa giornata, la scrittrice Giuliesi Ornella Albanese, autrice per la casa editrice nazionale Mondadori, sarà ospite per un'intervista esclusiva dell'emittente Giuliese Radio G all'interno del format Il Salottino di Patri, con la conduzione della scrittrice Patrizia Di Donato e della giornalista Azzurra Marcozzi. La puntata della trasmissione, interamente dedicata all'autrice, andrà poi in onda giovedì prossimo alle 10. Parliamo adesso di una bella iniziativa all'interno della Coppa Interamnia. È stato presentato il progetto Verso un Mondo Nuovo, un gemellaggio globale tra i sindaci provenienti da ogni parte del mondo, fra gli altri anche il primo cittadino di Kabul. Vediamo. La Coppa Interamnia non accoglie più solamente ragazzi, squadre di pallamano provenienti dall'intero pianeta, ma adesso anche sindaci provenienti da tutto il mondo. Sì, praticamente per celebrare il 40° anniversario della Coppa si è pensato insieme al sindaco Brucchi di lanciare un invito, fare un invito ai sindaci di quei comuni i cui club da anni partecipano alla Coppa Interamnia.
Questo appello è stato raccolto da parecchi rappresentanti istituzionali da tutti e cinque i continenti, per cui qui avremo delle rappresentanze di varie nazioni e tra queste c'è anche per esempio il sindaco di Kabul, il sindaco di Mostar, il sindaco di una città del Kosovo, un rappresentante della Tunisia, della Grecia, insomma voglio dire è una rappresentanza molto qualificata di sindaci che verranno qui, parteciperanno alla grande festa dell'Interamnia, parteciperanno ad un convegno le cui tematiche sono state dibattute nell'ambito di quel concorso ai leader di domani che abbiamo diramato in campo internazionale a cui hanno partecipato tanti ragazzi un po' da tutto il mondo. Dopodiché i sindaci andranno nel terzo giorno della loro permanenza a Roma a portare un messaggio di pace, se così vogliamo dire, a Roma che è città della pace, perché pare che appunto il sindaco Alemanno si stia battendo da un anno per dare questo riconoscimento alla città di Roma. È arrivato il momento di andare a vedere quali sono stati alcuni dei titoli più importanti presenti quest'oggi sui nostri quotidiani locali. Andiamo a vedere la nostra rassegna stampa. Rassegna stampa locale martedì 26 giugno 2012. Il centro, ai privati l'assistenza a casa, rivoluzione nella sanità teramana, la ASL affida a ditte esterne le cure di 3.000 malati. Soldi da Cipro, crack di Pietro, spariti altri 2 milioni. Curti interrogato per un'ora sul fallimento della DFT Grafiche, scarica le accuse su altri due amministratori teramani. Le misure anticrisi, saltano i tagli allo sport, scontro in consiglio. I rappresentanti della maggioranza non trovano il parcheggio per l'auto, così in aula manca il numero legale. Pineto, allarme Calvano, il torrente è una savana, la vegetazione cresciuta sul letto aumenta il pericolo di esondazioni. Il Messaggero, Teramo, manca il numero legale in consiglio, il piano delle opere resta sospeso, teatro, restyling in centro e scuola in sicurezza, tutto rinviato. Interrogato ancora Curti, nel mirino gli affari della DFT, l'origine del buco da 2 milioni e mezzo, consegnata al PM una registrazione con l'AD della società. La crisi morde il turismo, ma gli alberghi per ora tengono, gli operatori, periodo difficile, però manterremo le posizioni. Tortoreto organizzava pellegrinaggi fai da te, scatta la denuncia delle agenzie di viaggio. La città, per gli infermieri è impossibile andare in ferie e da pediatria parte la rivolta contro la ASL. Teramo, bulli in piazza, niente festa per Sant'Anna dopo 50 anni. Il parroco Don Paolo non servirà riconsacrare l'altare, ma dopo quello che è successo niente festa. Val Vibrata, liste d'attesa, Pompizzi chiede a Barrassi di seguire la proposta aquilana. Giulianova, la Ranalli lascia l'IDV ma resta assessore. L'Italia dei Valori chiede al sindaco di azzerare l'incarico ma lei rifiuta. Il tempo, Tortoreto, no al pellegrinaggio fai da te, a segnalare il caso alcune agenzie di viaggio della zona. Giulianova tira e molla dell'Italia dei Valori, Ranalli in giunta, anzi no, ma la decisione finale spetterà al sindaco. E dopo la rassegna stampa è il momento di scoprire che tempo farà con le previsioni di meteoteramo.it. Previsioni per oggi in provincia di Teramo. Nel pomeriggio addensamenti in intensificazione sui settori appenninici, con possibilità di rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco in prossimità della dorsale. Tra sera e notte ampi rasserenamenti, temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 28 e 31 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 27 e 30 gradi sulle coste, venti deboli o moderati nordorientali, mare quasi calmo, poco mosso. Giorni per salvare il Giulianova Calcio. Il presidente D'Agostino non avrebbe pagato gli stipendi e c'è poi la questione dello stadio Fadini da risolvere. La società giallorossa rischia dunque di scomparire. Questa mattina intanto il giudice fallimentare ha dato il tempo fino a settembre per pagare il debito con Giulia Servizi e stasera nel frattempo verrà presentato il nuovo club città di Giulianova 1924 che prenderà parte al campionato di eccellenza, ma vediamo il servizio.
4 giorni per salvare il Giulianova. Le speranze che la società giallorossa possa restare tra i professionisti sono ormai ridotte al lumicino. Il presidente Dario D'Agostino ufficialmente non ha comunicato agli organi federali l'avvenuto pagamento degli stipendi ai giocatori. Entro il 30 giugno dovrà peraltro provvedere al pagamento dei contributi. Ma se non ha pagato gli stipendi dell'ultimo trimestre, come può garantire il versamento dei contributi? Una situazione che porterebbe automaticamente il Giulianova ad accumulare una penalizzazione di 2 punti. Ma non è tutto, perché c'è anche la questione dello stadio Fadini, al momento inagibile per le gare di Lega Pro. La società di Via Migliori entro il 20 giugno scorso avrebbe dovuto comunicare alla Lega il campo su cui giocare le prossime partite di campionato. Inizialmente si era parlato dello stadio Piccone di Celano, ma la comunicazione non c'è stata. In questo caso non ci sarebbe alcuna penalizzazione, ma un'ammenda da 10.000 euro. C'è poi la questione della fideiussione da garantire sempre entro la fine del mese per l'iscrizione al campionato di Lega Pro. Come può il presidente D'Agostino farsi carico di una serie di incombenze e in così breve tempo? In pratica il Giulianova 1924 è ormai sull'orlo del baratro, a meno di un miracolo dell'ultimo momento. La società giallorossa rischia di sparire definitivamente, come già accaduto ad altre società blasonate che hanno calcato anche i campi di categorie superiori. Triestina, Piacenza, Campobasso sono già state depennate, ma nelle prossime ore si chiameranno fuori anche altri club importanti come Spal, Taranto, Foggia, Andria, rischiano anche Carpi e Carrarese. Intanto questa sera nel loggiato del Sotto Belvedere alle 21 ci sarà la presentazione della nuova società, ovvero Città di Giulianova 1924, che parteciperà al campionato di eccellenza dopo aver acquisito il titolo del Cologna Paese. Il nuovo sodalizio fa capo all'avvocato Berardo D'Antonio e può contare sull'appoggio di alcuni imprenditori locali. Francesco Giorgini sarà il responsabile tecnico, ma non sarà lui ad allenare la squadra. Il nome più gettonato è quello di Angelo Pagliaccetti, che con la formazione Berretti ha vinto da allenatore il tricolore e nella stagione 2006-2007 era la guida tecnica dei giallorossi in C1. Adesso il Teramo Calcio, dopo Gabriele Zerbo. Il Teramo infatti è sulle tracce di altri 2 giovani della primavera del Palermo. Vediamo di chi si tratta. Se nella passata stagione è stata la primavera del Pescara, la fucina dei giovani talenti per il Teramo, per la Lega Pro del prossimo anno la società biancorossa sembra invece voler instaurare un proficuo rapporto con il Palermo. Dopo Gabriele Zerbo, infatti, l'attaccante che dovrebbe firmare la prossima settimana l'accordo con il Teramo, il DS Marcello Di Giuseppe sarebbe sulle tracce di Luigi Silvestri e Francesco Vassallo, entrambi classe 1993, entrambi della primavera del Palermo. Silvestri è un difensore, mentre Vassallo è un centrocampista. Luigi Silvestri è stato già nella passata stagione a Teramo insieme con il fratello Amedeo, solo un periodo di prova prima di far ritorno in Sicilia. Un periodo che comunque è evidentemente servito al Teramo per tornare sulle tracce del giocatore in questo periodo. Teramo che sarebbe ora in pole position per accordo con il giovane difensore rispetto alla Vigor Lamezia. Se dal Pescara quindi nella passata stagione sono arrivati talenti come Cappa, Ecani e Petrella, dal Palermo e quindi dal settore giovanile di una squadra di Serie A potrebbero arrivare elementi ancora più interessanti per il Teramo. La società si sta concentrando adesso sui giovani, in attesa di sapere quale sarà il destino della Lega Pro. Con molti elementi già riconfermati e l'innesto dei giovani citati, oltre all'arrivo di Luca Bellucci della Vis Pesaro, non si può non notare come il Teramo sia già un passo avanti rispetto ad altre squadre di pari categoria in un mercato segnato dall'incertezza sulla futura Lega Pro. Dal calcio al basket, Teramo è una delle 5 società di Serie A a cui la Lega ha inviato una lettera di richiamo. L'iscrizione del 15 giugno scorso è infatti incompleta, vediamo. A conferma dei timori di 15 giorni fa sulla completezza dell'iscrizione presentata dalla Teramo Basket è arrivata una letterina da parte della Lega Basket. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, la società biancorossa sarebbe una delle 5 squadre di massima serie insieme a Montegranaro, Treviso, Cremona ed un altro grande club di cui non è stato reso noto il nome, che ha ricevuto la missiva della Lega Basket in cui la stessa invita le società a completare l'iscrizione entro il 30 giugno. In questo caos iscrizioni occorre fare un po' di chiarezza. Entro il 31 maggio i club dovevano presentare la richiesta di iscrizione alla Federazione Italiana, cosa che la Teramo Basket ha fatto. Entro il 15 giugno le società di Serie A dovevano invece presentare la richiesta alla Lega, condita di fideiussione da 150.000 euro e certificato della regolarità degli stipendi pregressi.
Ai club che hanno presentato quest'ultima documentazione incompleta, la Lega ha inviato una lettera di richiamo e dovranno ora provvedere a presentare i documenti mancanti entro il 30 giugno, oltre a versare la quota per l'iscrizione di 300.000 euro. A mancare per gli altri 4 club oggetto della missiva potrebbe essere la fideiussione o il certificato sulla regolarità dei pagamenti, mentre in discrezioni vedrebbero Teramo mancante di entrambi i documenti e che deve quindi versare una fideiussione di 350.000 euro dopo i decreti ingiuntivi fatti partire dai giocatori. Insomma, il tempo sta per scadere, le speranze sono al lumicino. Mancano solo 5 giorni per fare il miracolo, se c'è la volontà di provarci. Bene, era l'ultimo servizio di questa prima edizione di Primo Piano. Ricordiamo, l'informazione tornerà questa sera alle 17.30 con l'edizione Flash, poi alle 19.15 l'ampia edizione con più servizi. Alle 15 invece, tra poco, ci sarà l'appuntamento con Rino Satti, 4 giorni appunto Rino Satti e i suoi ospiti. È davvero tutto, io vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci, buon pomeriggio.